Bentrovati, amici, in questa nuova puntata di Di Pro Die, siamo a Sassari, esattamente siamo a Monte in questo centro sportivo, tanto se ne parla ultimamente nella nostra televisione, ma non solo. E quindi eccoci qui ancora una volta a parlare con il direttore, il proprietario di questa struttura, che è Bruno Solitari. Buonasera. Buonasera, buonasera. Io, intanto, preciso che sono il rappresentante della proprietà, non il proprietario. Svolgo ovviamente le funzioni di amministratore e quindi, in un certo senso, dirigo il centro. Siamo in una giornata bellissima di quest'estate e si parlerà anche di salute perché insomma, credo che questo centro sportivo in qualche modo faccia la differenza nella città di Sassari. Si parla tanto di tenersi in forma, oggi tenersi in forma è importante. Ma eh, tenersi in forma è importante sempre e non solo oggi. Chi fa sport e chi ha fatto sport sa che i momenti di maggiore performance corrispondono con i momenti di maggiore allenamento. Non v'è dubbio che entrando nel mondo del lavoro, anche per uno sportivo non professionista, diventa sempre più difficile trovare il tempo per sé, per i propri divertimenti, per il proprio sport e ma manco più per la famiglia. Questo centro nasce proprio su esperienze per certi aspetti anche personali, perché per un amante dello sport spesso fare sport significa rinunciare in qualche modo a, ad avere con sé le persone care, quindi o fai sport o stai in famiglia. Da qui l'idea di creare un centro sportivo che permettesse l'aggregazione totale della famiglia, cioè qualcosa che fosse in grado di consentire a chi fa calcio di fare calcio, a chi fa tennis di fare tennis, a chi fa basket di fare basket, a chi fa nuoto di fare nuoto. E perché no, chi fa palestra, chi fa altre attività, quali massaggi, eccetera, di continuare a fare quello che gli piace, non lasciando, non dimenticando certi affetti come quelli familiari, ma possibilmente portandoseli con sé e aggregando agli sport o alle attività sportive che uno fa anche i propri familiari. Ecco, io, io le faccio una domanda solitari, eh, mi fa molto pensare il fatto che lei ha aperto comunque il centro sportivo in un momento anche particolare, insomma, in riferimento poi alle problematiche economiche della nostra isola, della nostra nazione e dell'Europa stessa. Questa voglia sì di creare aggregazione anche con la famiglia, quindi portare il bambino, i genitori all'interno del centro sportivo, proponendo sicuramente la piscina, noi qui dentro c'è proprio questa meravigliosa piscina, ma quella che è il calcio, il calcetto e quant'altro, ecco perché questa scelta in un momento economico così particolare di aprire questa struttura, che comunque è una struttura anche impegnativa direi. Diciamo che non è voluta, non è cercata, non è un'intrapresa mirata al momento, è la casualità che ci ha portato a rilevare questa struttura in un momento di crisi. E è una crisi generale, tutti parlano di crisi globale, tutti parlano di crisi mondiale e chi vive a Sassari si preoccupa della crisi del Sassarese. Io vivo, lavoro, opero. A Sassari, e conosco molto bene la crisi da imprenditore, la crisi del territorio che vivo. È pur vero però che qualunque periodo di crisi non ha mai ucciso definitivamente quello che è il tempo libero. Il tempo libero in momenti di crisi forse aumenta, non diminuisce. Proprio perché c'è meno lavoro, la gente ha più tempo libero. E, e poi comunque ci sarebbe anche da dire una cosa, nei momenti di crisi magari sarebbe bene cioè comunque creare, inventarsi qualcosa affinché poi si superino le difficoltà della vita, no? Ma eh, questo è vero, però mh, senza voler assurgere a, a chissà che cosa, rimaniamo proprio terra a terra, <ride> nel senso che noi non siamo né economisti né professori universitari di economia né tantomeno abbiamo pensato a niente di tutto ciò nel pensare all'impresa. L'impresario, impresa, l'artigiano è un po' come un animale, quando c'è da fare fa, forse prima fa e poi pensa, e da qui proprio nascono molto spesso i problemi della categoria a cui appartengo, che è quella dei piccoli imprenditori. Eh, dicevo prima che il tempo aumenta, il tempo aumenta quando se ne può dedicare meno al lavoro, ma va vista e va fatta anche un'altra considerazione. Io credo che essere imprenditori significa intraprendere, non significa fare il muratore, il piastrellista, l'elettricista, quelle sono specificità dell'impresa. Eh, io ho iniziato da dipendente, ho fatto l'artigiano, ho fatto varie attività, ho diversificato eh, le imprese che ho fatto e ho diversificato anche i rischi. Certo, operare in un momento di non crisi è più facile, operare però in un momento di crisi, in qualcosa che la gente comunque ricerca proprio perché è in crisi e spesso è in crisi esistenziale, questo non dico che agevola. Però fa ben sperare, cioè, eh, l'altra sera un gruppo di ragazzi ha pagato il campetto, 40-45 euro, e hanno portato una manciata di monetine: nel senso che ognuno ha, fuori, ognuno ha tirato fuori i propri spiccioli per divertirsi. Ecco, in un momento in cui si sta in crisi per il lavoro, si sta in crisi di conseguenza con se stessi. E diciamo che aumenta la voglia di trovare delle valvole di sfogo, di trovare dei momenti di relax. Il centro non nasce con questa idea: il centro, però, ho visto che può servire anche a queste persone. Allora, ben venga, non a caso la tessera di socio costa veramente poco, perché parliamo di 15 euro l'anno, quindi poco più di un euro al mese, meno di un caffè al mese. Ma non a, caso la stessa tessera, eh, tessera ecco, non a caso con questa tessera il centro sportivo Monteoro consegna un pacchetto di attività gratuite che vanno dal parcheggio al jogging al percorso vita per gli anziani la al piscina. solarium. La piscina la, la si può frequentare, eh, frequentare la ma, non, ma non con 15 euro l'anno. Addirittura per la piscina abbiamo inventato il gettone di presenza, uno con 5 euro al giorno. Al suo ombrellone, la sua sdraio, e la possibilità di consumare il suo caffè o il suo tramezzino al bar e di starsene, come dicono i sassaresi, il tempo che vuole a mollo. Perché non ha né limiti di tempo né limiti di orario. Sì, Maria l'ha detto in Sassarese però. Eh. Sono 45 <ride> anni ma non ci riuscirò mai a ah, parlare di Sassarese. poc'anzi ha parlato però di casualità. Proprio all'inizio dell'intervista eh, si parla di questa struttura Monte Monteoro. Eh, lei ha parlato di casualità, cioè la casualità è ha voluta. È casualità, stata voluto... una casualità è stata, sì, una, una, casualità casualità però, è stata una casualità perché devo dire la verità, io vengo dal mondo sportivo, ho fatto molto sport fino all'anno scorso. Mi occupavo di calcio a livello eh, dilettantistico ovviamente, ma eh, mi occupavo in eccellenza con una squadra locale. Può dire anche il nome? Eh? Eh, allora lo dico volentieri, la Polisportiva Itteri della quale ero presidente fino a poco tempo fa. E, e, la casualità ha voluto che eh, avendo fatto un po' di sport... Eh, e mi sono reso conto tramite la stampa, tramite gli annunci che c'era questa opportunità che era ormai diventata, eh, chiamiamolo rudile, chiamiamolo come vogliamo, perché quando una struttura così sta ferma anni e anni necessariamente eh, sminuisce, necessariamente sparisce. Eh, io non ricordo quanti viaggi sono stati fatti di diserbo qui solo per poter accedere alla struttura. Ecco, eh, in quel momento eh, ho un giro di telefonate a parenti e amici e si è detto c'è cioè, questa opportunità, la vogliamo sfruttare. Un, un rapido viaggio a Sassari si è detto sì, ok, facciamolo. Probabilmente quel giorno non abbiamo pensato alla crisi, probabilmente quel giorno è stata quella, eh, quella parte che sta nel DNA del piccolo imprenditore che dice eh, l'opera eh, si può fare e facciamo.